un'autonomia che è stata messa alla prova da un processo di trasformazione, permettetemi, di frantumazione della sinistra e del centro-sinistra, che a volte ci passa a smarrire il lavoro come il fondamento della politica. Per questo Guglielmo, noi con lui, ha sempre voluto portare un contributo a quella discussione, rispettando sempre il lavoro e il suo valore al centro, dicendo che da lì bisogna ripartire, trovando ogni giorno quella linea di confine per quel bene prezioso tracciato contemporaneamente per noi dall'evolvere della nostra organizzazione, della nostra democrazia interna dopo lo scioglimento delle correnti voluto da Bruno Trentin. Un'idea di dialettica interna dettata dal merito sindacale e non dalle dinamiche della politica. Questa autonomia oggi ci viene lasciata in eredità e di questa autonomia dobbiamo essere orgogliosi difensori. Troppe tentazioni ci sono di trasferire nella CGIL le balcanizzazioni presenti fuori di noi. Noi non vogliamo mai confondere il nostro spenderci per una casa comune, per un progetto di alternativa, di cambiamento del nostro paese, con lo schierarci per appartenere. La CGIL non può avere vocazione minoritaria, siamo dei tessitori, abbiamo sempre l'idea di allargare, convincere, confrontarsi a partire da noi, da quella rappresentanza sociale che è tanta parte della democrazia di un paese. Ed autonomia si accompagna all'unità della nostra organizzazione. Anche qui quante sirene abbiamo sentito, dirette a Guglielmo, rilanciate in questi giorni, quanti profeti di rottura dentro la CGIL. Sirene che non hanno incantato Guglielmo e non incanteranno noi. Nella frase che voglio ricordare per la sua rilevanza, non lasceremo mai solo la FIOM, non c'è la separatezza, il noi e voi che qualcuno purtroppo utilizza ed immagina, ma l'idea della nostra organizzazione, di quella tessera che abbiamo tutti e che è appunto quella di iscritti alla CGIL. E cioè l'idea che la confederalità è sintesi dell'insieme dei lavoratori, che nessuno per noi può venire escluso e tutti, tutti davvero devono concorrere all'unità della CGIL, all'unità della nostra organizzazione, che ha saputo, nei suoi più che 100 anni di storia, trasformarsi da organizzazione dei braccianti a sindacato industriale, senza perdere il suo insediamento nelle campagne, e che deve oggi guardare la nuova trasformazione, che bilancia diversamente l'industria, i servizi, il lavoro pubblico e le campagne. È un compito più arduo, perché non vi è oggi una nuova figura che di per sé le racchiuda tutte. Non vi è una figura che parli ai giovani e precari, alle giovani donne scoraggiate nella ricerca del lavoro nel mezzogiorno, che parli ai nuovi e anche a quelli meno nuovi disoccupati. Ed è in questa ricerca, che sta il messaggio di unità dell'organizzazione, il cambiamento continuo di cui abbiamo bisogno. E questo cambiamento tale sarà se lo percorriamo tutti insieme, senza perdere nessuno, senza cercare delle strade che vengano lette da qualcuno come delle esclusioni, agendo così quel senso collettivo dello sperimentare di innovare, perché all'origine di tutti noi, del nostro fare, non ci può essere diffidenza, ma la grande idea di essere soggetto di cambiamento e contrattazione. Nei passaggi di fase di un'organizzazione si accendono le luci e in qualche caso si appiattisce anche tutto. Noi vorremmo, questo è l'impegno che vogliamo prendere con te Guglielmo, che si sappia invece valorizzare quel senso continuo di trasformazione della nostra organizzazione, che però non demorde mai dai principi e dai diritti, che preferisce cercare l'unità dei lavoratori, il confronto, la chiarezza, alla prospettiva della sola autoconservazione di se stessa. E questo è un senso di unità. Questa è la ragione per cui alla nostra unità interna deve accompagnarsi sempre e comunque la ricerca dell'unità sindacale. E non è una frase rituale. Per noi l'unità sindacale è un bene irrinunciabile, perché un sindacato unito è più forte, perché cogliamo nel crescere di critiche e difficoltà tra i lavoratori la voglia di cambiare lo spartito. I lavoratori conoscono bene quell'antica regola, uniti si è più forti. Per questo, se non ci uniscono in questa stagione le scelte, se il pluralismo viene vissuto così profondamente come identitario, bisogna trovare dei modi, ovvero quelle regole certe per stare insieme. E priorità diventano, credo per tutti noi, anche per le altre organizzazioni, la democrazia e la rappresentanza, l'esercizio della responsabilità delle organizzazioni, ma soprattutto la partecipazione e il diritto a decidere dei lavoratori. E questo
E questo è il primo impegno di dialogo, di confronto con CISL e UIL che dobbiamo assolvere, assumere e proporre. Tanti hanno riconosciuto, giustamente, a Guglielmo di aver voluto da tempo proporre l'idea che nel futuro della sua nostra CGIL ci fosse la possibilità di una direzione femminile, che non era stata possibile nei 100 anni della nostra storia precedente, e che è il riconoscimento di un percorso che nella CGIL è stato, per merito collettivo, di tante compagne, iscritte, militanti, dirigenti, che non hanno mai vissuto la propria appartenenza alla CGIL come separabile dalle mille forme della militanza di genere e del movimento delle donne. La CGIL ha saputo cominciare a trasformarsi e quindi riconoscersi in un'organizzazione composta di donne e di uomini. Dobbiamo dircelo, Guglielmo non è un femminista, sarebbe una grottesca caricatura di lui descriverlo così. È invece un uomo che ha accolto e voluto leggere questo processo. Ha usato gli occhi di un uomo attento alla parità, curioso e rispettoso delle differenze. E non possiamo che essergliene profondamente grati per la scelta simbolica, ma permettetemi anche perché ha permesso a tante compagne di sentirsi davvero parte del futuro della nostra organizzazione. E non possiamo non ringraziare quelle tante iscritte, delegate, dirigenti che, contraddicendo il luogo comune dell'incapacità femminile di fare rete, hanno saputo, voluto, scelto di sentirsi parte di un grande cambiamento, di valorizzare per valorizzarsi, non minoranza debole come troppe volte veniamo indicate, ma soggetto del cambiamento, cittadine senza bisogno di nessun altro aggettivo. In questa triste epoca di mercificazione, di disprezzo del corpo e della mente delle donne, un segnale che credo tutte insieme vogliamo dedicare ad una nuova stagione di libertà femminile, di cui sentiamo un gran bisogno per la democrazia di questo Paese, e che pensiamo che sia possibile per noi, per le nostre lotte, per il movimento delle donne, ma anche perché ci sono gli uomini come Guglielmo, che nel suo tratto, educato, gentile, di colui che ascolta e rielabora, non c'è dalla passione della pancia, ha permesso a noi, a tutta la CGIL, un'idea che non cede al degrado, all'abbruttimento. Soggetti, Guglielmo, la CGIL, che vogliono caparbiamente ogni giorno affermare la cittadinanza di ognuno come diritto primario. Un'organizzazione, possiamo dire di essere così, che guarda anche alle emozioni e ai sentimenti, ma a quelli della ragione, mai ad altri. Vorrei in punta di piedi addentrarmi nel che fare, la nostra manifestazione del 27 novembre, l'urgenza e l'impegno delle prossime ore. Poche settimane ci separano, devono essere di grande impegno. Il nostro slogan è il futuro dei giovani e del lavoro, si dimostra di giorno in giorno quello del vero cambiamento della gente politica. Una luce di speranza, l'idea di un futuro per un paese che affoga nel non fare nulla per il lavoro, per le persone, per il sociale, e sprofonda, bisogna dirlo, nel fango di comportamenti di totalitarismo da bassa lega. E vorrei dire che la nostra mobilitazione, quella che costella gli anni alle nostre spalle, quella che fa scherzare Guglielmo dicendo sono il segretario che ha fatto più comizi, quella mobilitazione che continua e continuerà, non è stata solo testimonianza, resistenza, difesa necessaria e non sufficiente, è e sarà continuamente proposta. Quella proposta che vediamo può favorire quel riarticolarsi di un blocco sociale che sembrava granitico. Il futuro del Paese, lo sanno in molti, non può essere più affidato a questo governo e alla sua agenda politica.